Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Carina è l'intro. Oggi finalmente vi porto la seconda parte di un video che mi avete chiesto in tantissimi, perché il primo vi è piaciuto molto. Ovvero rispondiamo a dei commenti imbecilli, l'avete già letto dal titolo, quindi tutta questa manfrina non serve. Andremo quindi a rispondere a dei commenti sciocchi, stupidi, a volte idioti, a volte ignoranti, a volte semplicemente dei commenti di chi ha appena cominciato. Non ci stiamo quindi accanendo contro le persone che li hanno scritti, stiamo semplicemente ridendo di loro, con loro, di loro. Quindi non vi offendete se siete all'interno della lista o comunque oscurate i nomi in modo tale che siate comunque tutelati e non veniate insultati da nessuno e soprattutto prendetela sul ridere, non come certe persone. Detto ciò, prima di cominciare, sigla! Quest'anno ci sarò solamente io a leggere i commenti, purtroppo Lone War non c'è, ma ci faremo mandare una risposta speciale ad un commento in particolare. Detto ciò, partiamo con il primo. P. Io sto cercando dei pallini che una volta rotti puzzano. Esistono? Devo fare una serie di scherzi e così via. Potete aiutarmi, grazie mille. Caro P, temo che qui lo scherzo sia tu. Ciao Red, ti vorrei chiedere quanto costa l'attrezzatura che c'è nel video, tutta l'attrezzatura per giocare a Softair, che ultimamente mi sto appassionando a questo sport, anche grazie a te. Auguri di buon anno. Ma è nel titolo? C'è scritto nel titolo? Questo è uno di quei commenti che mi lascia perplesso, sotto il video dei visori notturni dove parliamo dell'aurora. Cioè, se illumina i punti luminosi e sei in un bosco, cosa fa? Ma perciò, si notte? Caro D, la risposta è sì. Notte. Sì. Sul video degli sconti del Black Friday. L scrive, ma vendi armi? Sei pazzo? L'ho interpretata io così perché, come vedete, non c'è né una virgola né un punto di domanda. E la risposta comunque è no, non vendo armi. Vendo repliche da Softair e solide realtà. Questo ragazzo scrive, ciao Rico, vorrei chiederti un favore, mio fratello è uno dei tuoi migliori fan e dei primi fan, e mi potresti fare un favore mandandogli un video saluto? Ti dico grazie in anticipo, si chiama Luigi. Risposta, ciao, mi piacerebbe accontentarti, ma io non sono Rico, sono Red. Ah scusa! Glielo potresti mandare anche tu? Di nuovo. Rico, buonasera, scusa per il disturbo, ti volevo dire che sono un tuo carissimo fan e ho 11 anni, mi piace molto il Softair, mi vorrei iscrivermi al Junior Softair Camp ai miei futuri 14 anni. Se non ti dispiace, mi puoi fare un video saluto, mi chiamo Luigi Barone. Avete collegato, vero? È il fratello di quello, ha scritto sempre a me. E ciao Luigi Barone, ciao fratello di Luigi Barone, io sono Red, non sono Rico, però finalmente vi ho salutato. Questo ragazzo risponde a una storia che avevo pubblicato dove mi chiedevo come fosse possibile che una Aragosta fosse più aerodinamica del mio Jeep Wrangler. E lui risponde, la Wrangler ha una forma squadrata, di conseguenza è ovvio che un mollusco nato per nuotare, con una forma idrodinamica, sia più aerodinamico della Jeep Wrangler. E per quanto fosse ironica la mia storia, la risposta è stata estremamente seria, quindi ti sei guadagnato un posto nei commenti memorabili. Vi risparmio la miriade di commenti anche quest'anno dove ci chiedete se quel determinato negozio che vende quella determinata cosa è affidabile o meno, perché insomma non fanno più ridere, sono solamente molto tristi. Come al solito non mancano nemmeno i commenti del tipo ho un M4, che batteria dovrei prendere? Ho una macchina, che ruote dovrei montarci? Penso uno dei ricettacoli dei commenti più intelligenti è il video sulle repliche economiche, sarà che attirano un determinato tipo di pubblico, però Riccardo scrive, ma io proiettili. Sempre nel video delle repliche economiche, che come ho già detto ricicla e fa arrivare un sacco di commenti intelligenti, troviamo minuto 3,52. Questo grilletto mi fa venire voglia di spararmi un colpo in bocca e farla finita. Bravo, magari ci sono dei bambini che ti seguono e lo fanno davvero. Bravo Cogl, sei un genio. Se siete dei genitori o semplicemente dei rompicoglioni che devono giocare a fare gli eroi per i bambini perché qualcuno pensi ai bambini, consiglierei due cose. Punto 1. Se un ragazzino di 13 anni, che è l'età in cui potrebbero effettivamente prendere questo genere di repliche, prende una pistola carica, se la punta in bocca e preme il grilletto, non credo che la colpa sia tanto mia quanto probabilmente
vostra, perché vostro figlio è un ID. Inoltre, se sta usando una replica da soft air e ha 13 anni, dovrebbe averne 14 tra l'altro, e fa una cosa del genere, vuol dire che voi genitori non siete stati lì e soprattutto gli avete dato in mano una replica senza fare tutta la preparazione adeguata prima che lui potesse usare quella cosa lì. In aggiunta termino con: io ho fatto una battuta in questo punto e penso che ci siano 180 volte opposte in cui invece mostro che il dito va tenuto fuori dal grilletto, come si impugna l'arma e tutto il resto. Quindi M, credo che tu debba andare a fare in culo. Nicolas scrive: se mi rispondi mi lancio dal poggiolo, motivo per cui io non gli ho mai risposto, perché non vorrei, come aveva fatto notare il buon M qualche messaggio fa, che le mie azioni portassero a danno fisico di a qualcun altro. Quindi no, non ti risponderò mai, mi dispiace. Io ho appena risposto. Video dei fumogeni. Sarà una coincidenza che tutti quelli che hanno un nome che cominciano per M sono in questo video? Non lo sappiamo. Due domande che non hanno niente a che vedere con il soft air, ma se riuscite a rispondere ne sarei grato. Avrei bisogno di utilizzare i fumogeni per costruire un antifurto in negozio, casa, tipo nebbiogeno. Le mie domande sono: lascia residui, sporca se utilizzato in un ambiente chiuso? È tossico barra velenoso durante e dopo l'uso? Grazie a chi mi saprà rispondere. No. Ragazzi, per questa prima parte del video ci fermiamo, riprendiamo direttamente settimana prossima con un altro po' di commenti. Inoltre vi ricordo di fare un salto da Monopoly Software Shop, siamo a Reggio Emilia, abbiamo attrezzatura tattica da software e tante altre cose che possono interessarvi e servirvi. E se avete un dubbio o domande su software, noi siamo qui. Detto ciò, io vi ringrazio di essere arrivati a questo punto del video, vi ringrazio di aver messo ovviamente like, commentato ed esserci venuti a seguire su tutti i nostri social e come al solito, stay angry!